Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono in compagnia di. E And the Queen of the World! siamo qui per darvi i. No. Vi mancavo? No. 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 Siamo qui per darvi i nostri Era pronostici in vista di Great Balls of Fire. Prima di darli, però, direi di dire cosa c'è in palio perché forse. Come al solito, come lo scorso pay per view della GM Mood, perché poi magari si sbagliano, no? Extreme Rules, no, pay per view della GM Mood, c'è cioè in palio un bellissimo pick randomico, no, a scelta, da NXT, Randomico, un randomico. pick da NXT, una nuova superstar nei nostri Chi roster. indovina più pronostici di questo pay-per-view? Chi indovina più match? Ovviamente Chi lui perché indovina c'ha bucio più di culo, perché è a risultati? bucio di culo il pay per view, eh? Si prende un wrestler da NXT, ragazzoni. Capito? Chi superstar di NXT approderà nel main roster? Lo scopriremo soltanto dopo il pay-per-view, molto probabilmente. Ma intanto Bucio di andiamo a culo. dare i nostri pronostici Che cosa? e Ah! partiamo dalla card di SmackDown. I SmackDown, match di. beh, effettivamente SmackDown è più meglio, no? È Sì, più meglio, quindi. dei match che ci offre il tuo show, direi di partire proprio da quello che stiamo guardando adesso. Tag Team Championship Golden Truth versus Usos. In palio ci sono le cinture, i Tag Team Championship di Phenomenal SmackDown Live, attualmente in mano Ai a Golden Truth Truth. e Goldust. Tu che te giochi? Beh, Golden parti Truth. tu. Golden Truth. Dici Golden che Truth. Golden Truth resteranno campioni nonostante A voglia. abbiano combattuto relativamente molto molto poco. Ah, voglia. Sono riposati, sono belli carichi, hanno vinto l'ultimo match. C'hanno un botto Come di fa? power up. Come faccio? Golden Truth, fidatevi. Come faccio a non dire la stessa cosa? Ragazzi, a me mi hanno convinto molti Golden Truth, molto stronzi quanto molto convincenti, mi viene Piacciono, ci da dire. piacciono pure, cioè insomma, mi Sì, piacerebbe che la continuassero. loro gestione è stata sicuramente migliore nel tuo roster che quella che ci fu all'epoca, nella realtà. E quindi, ragazzoli, anche se li guardo con questi titoli, Belli, li trovo davvero imbarazzanti belli. quanto convincenti. Quindi do anch'io la vittoria dei Golden Truth. The Golden Truth! Ma a parte questo, gli Usos non li vedo in pompa magna, come si potrebbe Ci hanno dire, messo gli schiaffi da tutti, tutti, pure Slater e Rhino hanno preso gli no? schiaffi. Però Infatti. sai com'è, WWE 2K è un gioco molto fatto bene, quindi vanno a cazzo di Potrebbe cane. succedere di tutto, ma io mi gioco la vittoria anch'io dei Golden Truth e passiamo quindi al secondo match di SmackDown Live, dove il titolo statunitense di Dean Ambrose verrà difeso dall'assalto di Neville. E guarda chi c'è dietro Neville. C'è un Braun Strowman che ha interferito un sacco in questa storyline, ha fiancheggiato più volte Neville e questo match non si doveva fare, non si doveva fare, è stato aggiunto alla fine in sostituzione al match delle donnine Non che era in programma, saranno sì, vero. assenti a questo pay per view sia da parte di Raw sia da parte di SmackDown, perché le donnine non mi hanno convinto più di tanto in No. queste settimane, mentre questi tre atleti hanno fatto un sacco di roba e non si meritavano di stare fuori al pay per view. Importante dato sciolte per Neville. Importante dato Importante dato shot, sciolte. forse un po' Non è fatto questo. troppo svantaggiato il carro Dean Ambrose. Io vedo un Neville nuovo campione. Ma è tosta, ragazzi. Vedendo anche Strowman, lei manager di Neville, dell'ex Adrian Neville, mi viene da dire anche a me. Però qualcosa dobbiamo dare di diverso. Io penso che Dean Ambrose Aspetta, tu c'hai il possa. buco del culo, quindi. Penso che Dean Ambrose con dei ragionamenti, con dei calcoli, possa davvero mantenere il titolo nonostante tutto, nonostante parta molto sfavorito, visto anche quello successo in queste settimane, certo l'ultima puntata. Secondo me Dean Ambrose riuscirà ad avere Addirittura. la meglio, sì, e manterrà il titolo degli Stati Uniti sulla sua spalla, proprio come qua nell'immagine. E quindi sì, Speriamo. direi. Vediamo un po', il terzo match, questo è un Neville po'. contro Dean Ambrose mi piace. Il Ah, terzo terzo match, match. sempre di SmackDown Live, qua ci giochiamo il WWE Championship, il titolo massimo dello show blu. E ragazzuoli, Brock Lesnar deve difendersi dall'assalto della Big Red Monster Kane. Gli ha lanciato un messaggio chiaro e tondo alla puntata dello show blu, soprattutto l'ultima, dove l'ha devastato un po' che mosse. Esatto, insomma, questo Brock Lesnar si è visto poco, ma quel poco che si è visto ha sempre devastato il caro Kane, che ha vinto sì match, ma con Rusev.
con Corbin, niente a che vedere con Brock Lesnar. Io mi giocherei che purtroppo Brock Lesnar mantiene. Mi sembra di dire più o meno quello che dirò per AJ Styles contro Rusev nella realtà. Mi sembra che Kane e Rusev siano avversari transitori in vista di SummerSlam. Cioè, più o meno è lo stesso identico parere. Qua, secondo me, The Beast ha un avversario modesto, sì, ma ragazzi, abbiamo visto quanto sia forte Brock Lesnar, non solo nella realtà, ma anche nel gioco a livello di over, di gestione di personaggio. Anche, insomma, questo over è un po' sfalsotto, che gli fa connettere molto facilmente le mosse che ha e ti distrugge l'avversario un poco. Ti fa entrare in Suplex City e poi ti devasta con l'F5. Abbiamo visto che Kane, perché è molto scriptato poi questo cavolo di gioco, e quindi quando entra la combo gliela pia tutta. Non è che dici a un certo punto riesci a riversare, no. Se entra, se inizia la combo, la finisci. E fu così che Kane Lesnar si liberò dal terzo German Suplex, il Chokeslam 1, 2, 3, 9. No, però io anche mi gioco la vittoria di Brock Lesnar. Brock Lesnar. Sì. Però ce la giochiamo su Neville. Aspetta, ci stanno quelli di Raw. Per ora ho detto. Ce la giochiamo su Neville. Passiamo a quelli di Raw, voglio vedere la grafica. Questo qua, mi piace. Tag team match, ma non è valido per il Tag Team Championship di Raw, bensì, ragazzi, se Enzo e Cass perderanno questa sfida, verranno draftati a NXT. Ovviamente Enzo Amore e Big Cass se la vedranno con i Revival, col buon Dash e Scott Dawson. Incredibile come qua i Revival stiano diventando comunque una mina vagante. Piacciono anche alla gente, insomma, vedo tanto tifo per i Revival. Assolutamente sì. If Enzo e Cass lose, they will be drafted to NXT. Spero di averlo scritto bene, ma in tutti i casi, ragazzuoli, si pronuncia sì, davvero, chiamami qua. Tra l'altro si affrontano due team heel, quindi schierarsi completamente non è facile. Il gioco è bastardo. Io dico quello che dici tu. Vabbè, è facile così. Secondo me però alla fine i Revival riusciranno a mandare Enzo e Cass a NXT. Non so te. Io invece mi gioco Big Cass e Enzo Amore vincitori, rimangono ancorati a Raw e andranno per il titolo. Beh, certo, sì, avrebbero un importante dato shot in quel caso. Non scordiamoci, abbiamo detto anche questo. Certo, anche se vinceranno i Revival, pure loro si meriteranno quantomeno un importante chance di tornare. Sì, yeah! Saremo a vedere, è un match molto molto bello da vedere, da godersi, tutto quello che vi pare. Non è facile pronosticarlo così, anche perché stava già questa cavolo degli exterior. Sì, c'è un po' più di tensione questa volta, soprattutto in vista di SummerSlam. Vero? SmackDown ha bisogno di superstar. E qua invece poi possiamo passare al secondo match di Raw. Forse questo è un po' meno sentito, perché AJ Styles dovrà difendere il suo titolo intercontinentale dall'assalto del Glorious One Bobby Roode e l'ex alleato fidato di The Miz, ovvero Curtis Axel. Qui possiamo anche non prendere punti, effettivamente, perché ci sono tre superstar. Potremmo finire in pareggio. Ti ricordo che però tu dicesti nell'ultima puntata di Raw, Bobby Roode qua non può vincere tranquilla. Ma figurati se vince Roode, quello se mangia tutto di più. Vince Roode e si ritrova in un triple threat al pay per view con Curtis Axel ed AJ Styles. Che dici? Chi la dai la mantiene il caro AJ Styles se il gioco decide di funzionare per il verso giusto, perché il gioco decide sempre di far mantenere i titoli, almeno a Raw di un po' di sta mantiene. Cercando di fare qualche ragionamento, ma siccome l'ho detto io non funziona questa cosa. Se l'avesse detta lui funzionava, invece se era SmackDown perdono, cioè i titoli li perdono sempre tranne Brock Lesnar. Quindi, capito, il ragionamento è giusto. Lesnar ha perso una volta, poi l'ha riconquistato. Sì, subito. Ma Lesnar fa un cazzo di palo. Sì, praticamente sì. Io invece, stranamente, non mi gioco la difesa di AJ Styles. Questa è preoccupante, no? No! Mi gioco il Glorious One, nuovo campione intercontinentale. Boccio un po' st'idea, perché Bobby è come la mia Bayley. Fa un match bello e poi floppa. Fosse questo il match bello? Sicuro, perché ha detto lui c'ha bucio di culo. Tu apposta, tu stai sempre dicendo Bob Brund non può vincere. Anche questa volta l'hai ripetuto. Quindi un effetto mistico inizierà
a circondare Bobby Roode prima dell'entrata. Poi quando vediamo che inizia a luccicare, diventa biondo. Che cazzo diventa succede? Diventa tipo shiny, un Pokémon. Appare un attimo Junior. It's over 9000. Boh, vince il titolo. Poi esplode fa, tutto. E poi fa strabiliante e vince. Per me vince sicuro, Bobby Roode. Vince, vince Bobby Roode il titolo intercontinentale. E staremo poi a vedere cosa farà Gestalt. In tal caso, anche che ci sarà SummerSlam. Ma andiamo avanti, perché c'è il match, secondo me, più atteso della serata. C'è il match più atteso della serata, perché Finn Balor ha lanciato un messaggio al campione universale. Si è trasformato nel demone. Gli ha fatto capire che è pronto a rompergli il culetto da demone con quel body paint, con quella cazzimma, con quella cattiveria. Sono con te. Con quella cattiveria. Secondo te, Demon Finn Balor riuscirà ad annichilire il The Architect e prendersi anche il suo titolo, il titolo più importante di questa GMUT, l'Universal Title? Questo sì con match, questo sì con pay per view, non SummerSlam, ragazzi. Tu non non ho paragonato sto pay per view Extreme Rules, perché stiamo noi avanti anni luce, ma l'ho paragonato addirittura a SummerSlam. Ho detto sarà ancora meglio di SummerSlam, ma sicuro, giusto? Ma meno che con quel culti Saxer lì per l'intercontinentale, giusto? Ma Axel for the Championship con quei Golden Truth. Ma vuoi metti Golden Truth con i Bludgeon Brothers? Beh, sì, meglio Golden Truth, ragazzi. Meglio la mia gestione di Golden Truth. Comunque, questo Universal Title, c'è una cosa statistica. Questo bellissimo Seth Rollins in questa GMO è imbattibile. È spaventoso. Fa dei match bellissimi e buggato. Fa dei match bellissimi, c'è una resistenza pazzesca. E quindi io che vince Finn Balor Demon. Ah, mi è piaciuta. Colpo di scema, Finn Balor nuovo campione di Awesome Raw. Ce la può fare, secondo te, investi da demone? Ce la può fare, perché non c'ha malus, non c'ha bonus, è arrivato fresco fresco. Prima di dire la mia, cito Vince McMahon. Finn Balor senza body paint non è irrefrenabile, con il body paint è impossibile da battere. Citando, ma questa è la GMUD. Citando queste sue parole, dico che vince Seth Rollins. Dico che vince Seth Rollins. È infermabile quel Roma. Perché Seth Rollins mi dà una certa voglia di dire che è un campione irrefrenabile. A differenza di Lesnar, ragazzi, penso che Seth Rollins si stia guadagnando davvero tutto, non solo nella realtà, ma anche in questo gioco. Si sta comportando davvero molto molto bene. Difficilmente sbaglia. Anche se vincesse quello che hai detto tu, Finn Balor, Demon Finn Balor, sarei contentissimo, perché sarebbe un bel scenario in vista di SummerSlam, dove Seth Rollins dovrebbe in teoria risercitare la sua clausola di rematch, e forse lì potremo cambiare anche le assicurazioni e tutt'altro. Quindi do la vittoria a Seth Rollins, ma sarei contento di sbagliarmi. Magari la vinco su un'altra volta. È tosto questo pronostico. Abbiamo dato tanti pareri. Mi raccomando, fateci sapere. Ecco detto, fateci sapere anche i vostri, Fateci sapere i vostri pronostici qui sotto nei commenti. Iniziate a darli in questo momento, ragazzuoli. Vi aspettiamo con i pronostici di Great Balls of Fire per preview, che vi ripeto, molto meglio di Extreme Rules. Video fa Extreme Rules, dura pure di meno, insomma. Cioè, con una mezz'oretta gliela fate, tac, subito, no? Ricordo che è sul suo canale questa volta, quindi sul canale dei pronostici. Quindi se non avete visto i pronostici, non state sul canale di Miro. Come non state sul canale di Miro? Perché non state sul canale di Miro? Non so che stai dicendo. Detto questo, ragazzoni, mi raccomando, iscrivetevi anche al suo canale, perché è fenomeno. SmackDown Live, spacca i culi, ma vai in onda lì. Vai in onda. E beh, sì, praticamente vai in onda lì. Vai in onda. Spolliciate una cifra per questo video, fate i vostri pronostici, condividete. E che manca? Iscrivetevi al mio canale. No, già l'avevamo detto. No, ma non siete iscritti, stanno ancora qua. Tu? Sweet.